benedici questa piazza, tanto desiderata dalla nostra città. Fa che recuperiamo i sogni, i pensieri, le speranze, le preghiere di quanti ci hanno preceduti. Fa che si osservino sempre la giustizia e la carità, e così si concorra al bene di tutti, lieti di operare per la crescita della società. Per Cristo nostro Signore. Amen. Sindaco, non possiamo parlare di una vera e propria inaugurazione perché questa piazza è già stata inaugurata due volte, ma oggi la gente finalmente vede le attività aperte, almeno una parte. Sì, abbiamo voluto specificatamente non usare toni trionfalistici e segnare questa apertura con il significato di una speranza che si rilancia e con la consapevolezza che c'è stato tanto sudore dietro questo momento di apertura, ma le cose più belle sono quelle che sono sudate, sono faticate, e in un contesto economico particolarmente difficile essere riusciti ad avviare questo processo per noi è un motivo di grande soddisfazione e di speranza, perché non poteva essere il cuore della nostra città il luogo del degrado che è stato fino a qualche giorno fa, e l'unico antidoto era quello di aprire, far respirare un'aria nuova. E quindi è una serata particolare. Noi abbiamo, diciamo, la gioia trattenuta nel cuore, la soddisfazione di avercela messa tutta in linea di continuità con, naturalmente, con chi ci ha preceduto, ma con la consapevolezza di aver fatto uno sforzo grande che questa città attendeva e non potevamo più rinviare. Per chi guarda il bicchiere mezzo pieno, dobbiamo dire che ci sono tanti locali aperti, ma tanti purtroppo ancora chiusi, come questo a primo piano. C'è un progetto qui a primo piano dove la gente sale per la prima volta? Sì, c'è un progetto, la prossima seduta di giunta noi lo esamineremo con cura, perché voi capite bene che questo locale, questo affaccio, questa pensilina, questa prospettiva è assolutamente straordinaria, per cui ci siamo riservati la facoltà come organo politico di metterci un occhio in più per avere garanzie di tenuta dell'investimento che si apprestano a fare. Devo dire che siamo persuasi che questa proposta che ci è arrivata è una proposta fresca, giovane, frizzante, di ragazzi mesagnesi che hanno sviluppato un'intensa esperienza all'estero e che faranno una proposta davvero originale. Siamo fiduciosi, io incrocio le dita perché non posso esprimere una valutazione preventiva, ma ci sono speranze di chiudere anche questa parte. Presidente, lei frequenta il centro storico perché ha la sua attività e conosce bene che questi spazi sono stati destinati fino adesso a tanti vandali. Oggi la città ritorna qui dentro e via i vandali. Guarda, è una grande soddisfazione questa sera vedere questa piazza rinata, perché per chi come me ha vissuto e vive tuttora il centro storico era un pugno nello stomaco vedere la sera questi giovani con le loro debolezze magari venire qui chiusi e in disparte, una zona frequentata da gente insomma che alla fine non dava il giusto significato alla piazza. Questa sera è veramente un'emozione e io spero che gli altri locali siano subito aperti e verranno insomma messi a nuovo, e così la piazza ritornerà nell'antico splendore. Ti piace questa prospettiva di Mesagne? Sì, sì. Hai visto giù i locali? Sì, sì, sono entrato nella pasticceria, un'ottima pasticceria. Ha riferito che dovrebbero rimanere per sempre, no? Ho visto semplicemente le esposizioni qua giù, niente di particolare, è abbastanza accogliente. Noi siamo di Ravenna, siamo ravennati, siamo venuti qui, è bellissimo, un'atmosfera stupenda, veramente. No, veramente lei la terrona, è lei la terrona. No, non è vero, non sono terrona, è lui che è nato a Mesagne, io invece sono nata a Ravenna. Va bene, comunque è bella questa città vista così, da questa prospettiva, sì. No? Sì, io infatti ne parlavo prima sia con mia moglie che con mio cognato. E ho detto è bellissimo recuperare il centro storico, io lo ricordo quando qui c'era il mercato e venivo, trascorrevo le giornate, e vederlo così oggi trasformato veramente è una grande soddisfazione. Grazie comunque, grazie a voi.
C'è tanta allegria. Allegria, bellissima, un'atmosfera stupenda, proprio accogliente. Vi è piaciuta questa piazza? Bella, tantissimo, molto bella. Certo, non è aperta ancora del tutto, ci sono degli spazi ancora vuoti, però sì. Avete visto le attività? Sì. Mesagna la conoscete? Sì, io sì, abbastanza. Più bella Mesagna o Brindisi? Tutti e due sono belle, uguali. Belle tutte e due. Tutti e due. Brindisi abbiamo il mare, Mesagna abbiamo l'entroterra. Benissimo. Ok, grazie. Prego. Buona passeggiata a voi.